Vamos iniciar então, boa tarde a todos, a todas. Vamos iniciar a parte da tarde do nosso colóquio, do nosso terceiro colóquio internacional Maquiavel. Tivemos uma mesa na parte da manhã, com a apresentação do Natan e do Bruno. E agora começamos a parte das conferências, iniciando com o nosso colega, o querido professor Stefano Vizentin, da Universidade de Urbino, e vai falar, sim, né, sobre a República Desunida, a República Desunida de Maquiavel a Marx. Quero agradecer a presença do Stefano, de todos os colegas, agradecer enormemente a ajuda dos alunos do curso de pós-graduação e também da Paula, que está fazendo um pós-doutorado conosco. Cadê a Paula? A Paula está ali, que são capazes de fazer coisas das quais definitivamente eu não tenho a menor, para as quais não tenho a menor competência. Agradeço enormemente a todos, dizendo que é um grande prazer realizar mais uma versão do colóquio, em que podemos discutir os temas de nossa pesquisa com os colegas de já há alguns anos, com novos colegas que também chegam. E vamos passar então a palavra ao Stefano, então, a quem agradeço mais uma vez. Cada conferencista, lembrando, tem um tempo de uma hora que pode ser usado para a exposição e para o debate. Então, Stefano, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço muito ser aqui, da convite. Muito obrigado a Edson e a todos que estão aqui. Vou falar italiano devagar e se può ler o texto in português, que José Luiz e Douglas também, o Douglas fecendo in português. Sono molto felice anche perché questo è un periodo, credo, importante per l'America Latina, e non parlo del Brasile, non parlo di Bolsonaro perché so che sono live e quindi forse non mi fanno più venire se parlo di Bolsonaro. Però credo che America Latina, Cile, Argentina, Ecuador stanno attraversando un momento importante della loro storia e spero che anche il Brasile possa in qualche modo prima o poi andare in questa direzione, e vi auguro molta forza e capacità di resistenza. Vado a cominciare il testo dicendo che metto subito le carte sul tavolo, dichiaro subito come una mia opinione, cioè che, anche condivisa, non è niente di originale in realtà, l'opinione che l'interpretazione neorepubblicana di Machiavelli, quella di John Pocock e di Quentin Skinner in primo luogo, e più in generale il recupero di una ipotesi, di un'idea del repubblicanesimo come una corrente capace di contrastare le tendenze antipolitiche del liberalismo, penso ad esempio a Philip Pettit come politologo, ma a molti altri, ecco, credo che tutto questo percorso importante degli ultimi decenni sia finito, o sia quasi finito. Il lavoro di questi studiosi ha orientato, indirizzato il dibattito storiografico anche oltre l'analisi dell'opera di Machiavelli per 30 anni, se non di più, sia nella direzione indicata da Pocock, cioè quella di una matrice, di una origine aristotelica della virtù di Machiavelli, che poi sarebbe passata nell'Inghilterra del 600 con James Harrington, e poi da lì avrebbe influenzato la scrittura della Costituzione degli Stati Uniti, sia nella interpretazione differente
di Skinner, dei suoi allievi, quella di una eredità neoromana che del repubblicanesimo di Machiavelli, recepita nel corso della modernità fino a costruire un percorso, una storia diversa, anche se non alternativa, rispetto alla concezione liberale, concezione negativa, diciamo in termini molto schematici, della libertà. Ora, questi due tentativi, che per certi versi trovano la loro espressione più ampia, più articolata in un'opera del 2002 intitolata Republicanism e Shared Heritage, curata da Skinner e da Martin Van Gelderen, ecco, questi tentativi sono stati criticati molto negli ultimi anni, sia sul piano storiografico sia su quello teorico. E le critiche hanno mostrato, da un lato, che il ruolo delle teorie repubblicane nella costruzione della modernità è stato probabilmente sopravvalutato, ma soprattutto, quello che a me interessa di più, alcune di queste critiche hanno mostrato che è molto difficile, se non addirittura impossibile, parlare di una sola corrente repubblicana lungo tutto il periodo della modernità, dal 500 al 900. Faccio solo un esempio molto rapido. Un studioso americano, Steve Pinkus, nel 1998 ha scritto un saggio intitolato Neither Machiavellian Moments nor Possessive Individualism, Commercial Society and the Defenders of English Commonwealth, dove mostra come nel 600 in Inghilterra sia nata una ideologia che univa la valorizzazione, l'esaltazione del commercio e della ricchezza con quella della virtù repubblicana, e quindi mescolava un repubblicanesimo aristocratico con elementi protoliberali, e quindi in questo modo distinguendosi dal repubblicanesimo classico di autori come degli autori della rivoluzione, Harrington, Algernon Sidney, John Milton e altri, no? Quindi già una prima differenziazione. Ma se poi andiamo avanti, ancora nel Settecento, pensiamo a autori come Montesquieu, come James Madison negli Stati Uniti, come Immanuel Kant, tutti questi autori parlano di Repubblica, ma la identificano per lo più con la forma di governo rappresentativa, cioè come lo strumento più adatto per ridurre la minaccia delle fazioni o dell'anarchia all'interno dello Stato. E quindi come un sistema di governo contrapposto alla democrazia diretta e alla democrazia popolare. In questa prospettiva il repubblicanesimo di questi autori è più vicino all'individualismo proprietario di Locke che non al repubblicanesimo appunto originario, e diventa principalmente uno strumento di selezione dei governanti piuttosto che un principio di partecipazione collettiva alla vita politica. In questa direzione la distanza, la differenza tra repubblicanesimo e liberalismo tende di fatto ad annullarsi. Venendo adesso a Machiavelli, appunto, anche lo specifico della lettura di Machiavelli da parte di Skinner e di Pocock che è stata fortemente messa in discussione. Io qui vado veloce, cito due autori, se ne potrebbero citare tanti, due autori che mi sembrano significativi. Il primo è Miguel Vater, che penso molti di voi conoscano, no? Che nel 2000 pubblica un libro intitolato Between Form and Event, Machiavelli's Theory of Political Freedom, che mette proprio in discussione la teoria repubblicana della libertà di Skinner, e mostrando come in Machiavelli non c'è nessuna modalità regolativa, ma che piuttosto la libertà si esprime, dice Vater, come pratica di non governo. E questo in qualche modo mostra una natura paradossale del repubblicanesimo di Machiavelli, che né Pocock né Skinner avevano colto, avevano individuato, e anzi avevano di fatto neutralizzato. Pensiamo a un altro autore più vicino a noi, anch'esso molto famoso, John McCormick. Nel 2011 scrive un libro intitolato Machiavellian Democracy, che e anche lui nega, rifiuta, come Vater, che l'opera di Machiavelli possa essere inserita in una tradizione repubblicana precedente. Mostra invece la rottura
di Machiavelli, con il repubblicanesimo precedente e con l'umanesimo civico. La chiave che distingue Machiavelli dai suoi predecessori e anche da molti dei suoi successori è, dice McCormick, l'elogio della divisione e del conflitto, che la scuola di Cambridge, appunto, Pope, Skinner e gli altri, non avrebbero di fatto conosciuto, comunque non avrebbero valorizzato a sufficienza. E questo, dice McCormick, fa sì che la interpretazione di Cambridge, Cambridge Interpretation, non sia utile né per studiare Machiavelli né per discutere la teoria, la crisi della teoria democratica contemporanea. Cioè non serva fondamentalmente a niente. McCormick dice che al contrario bisogna leggere Machiavelli e il repubblicanesimo di Machiavelli come una sorta, lui dice, di populist republicanism. Antonio parlerà, no, del populismo machiavelliano. McCormick, tra l'altro, ha polemizzato molto con Nadia Urbinati negli ultimi anni, proprio a proposito della valutazione del populismo contemporaneo. Nadia Urbinati è una grande nemica del populismo, le forme di populismo. McCormick ha cercato di spiegarle che le cose sono un po' più complicate di come la Urbinati ritenesse. Ecco, potrei continuare, ma ovviamente il mio discorso vorrebbe andare in un'altra direzione, però mi interessano questi, ho fatto questi due esempi perché entrambi segnalano proprio il fatto che sia Pocock, sia Skinner, sia tutti gli autori che fanno riferimento a questa scuola non si confrontano in maniera adeguata con il tema della disunione in Machiavelli, non ne colgono l'elemento di assoluta originalità, il carattere perturbante, disturbante, che invece molti autori anche all'epoca di Machiavelli avevano colto perfettamente. Cioè, tutto il machiavellismo nasce dalla, io in parte nasce da questa consapevolezza. E allora io partirei proprio da questo tema, dal tema della disunione, che attraversa lo spazio politico e che, come ha detto un mio collega e amico che è Fabio Frosini, è lo strumento attraverso cui il popolo si politicizza. Il popolo assume un ruolo nello spazio politico. Da invisibile diventa visibile. Partiamo dalle storie fiorentine che mostrano molto bene come la disunione nella città sia un dato storico e politico ineliminabile. Firenze nasce segnata dalla separazione tra i nativi e i coloni romani e questa origine lascia un segno permanente nella sua storia. Machiavelli ci dice che l'umore del popolo fiorentino è sempre a rischio di diventare settarismo, deve sempre combattere con il pericolo delle fazioni, no? Qui c'è la citazione di Storie fiorentine del settimo libro che non vi leggo, e questo fa sì che anche quando il popolo riesce a sconfiggere la nobiltà, l'aristocrazia e a prendere il governo, poiché le istituzioni di Firenze non sono buone, i suoi ordini non sono buoni, dice Machiavelli, il desiderio popolare, l'umore popolare di non essere comandato si rovescia nel desiderio di comandare. E poiché per comandare è necessario un soggetto sul quale esercitare il dominio e il comando, il popolo si divide. Si divide al proprio interno in un popolo grasso che domina, che assume l'umore dei grandi, e in un popolo basso o plebe che viene dominato. Si produce, cioè, dice Machiavelli, una situazione paradossale per cui nel momento in cui si cerca di condurre Firenze sotto un dominio unitario, si produce una nuova divisione. E la plebe, difatti, comincia subito a tumultuare, a devastare la città e a renderla ingovernabile. Quindi è l'unità e non la divisione, la disunione, che rende ingovernabile la città. Nei discorsi, invece, Machiavelli mostra come la disunione fra plebe e senato può essere virtuosa, no? Fece libera e potente quella repubblica. Perché
in questo caso la disunione mostra la sua virtù, perché in Roma non ci fu nessun tentativo di unificare il governo repubblicano nelle mani di un unico soggetto, ma la disunione viene riprodotta anche sul piano istituzionale attraverso la creazione dei tribuni della plebe. Il ruolo dei tribuni della plebe non era tanto quello di condividere il potere, ma quanto piuttosto, dice Machiavelli, di ovviare all'insolenza dei nobili, discorso 1-3, no? Cioè attraverso il potere di veto di impedire, di porre un freno all'ambizione della nobiltà. Quindi sono due poteri che di fatto si confrontano e che mantengono la disunione, non cercano di cancellarla. Sono due istituzioni separate che proprio nel loro instabile equilibrio mantengono la violenza dello scontro entro limiti accettabili e producono la libertà, appunto, del popolo romano. Per questo, dice Machiavelli, la Repubblica di Roma non era né inordinata e neppure divisa. Ecco, io faccio una distinzione, ho costretto Elton a cambiare il titolo, perché il primo inizio del mio titolo era La Repubblica divisa. In realtà per Machiavelli la Repubblica romana non è divisa, lo dice esplicitamente, non può essere considerata divisa, però è disunita. Cosa intendo dire? Intendo dire che appunto non c'è una unificazione del dominio sotto un unico soggetto, ed è proprio questa distanza che permette che la Repubblica non si divida, non si spacchi in due, ma resti in qualche modo in un equilibrio, in un bilanciamento che garantisce la libertà del popolo senza eliminare interamente l'umore dei grandi. Perché se l'umore dei grandi fosse eliminato, si riprodurrebbe nuovamente all'interno del popolo. Quindi l'impossibilità di superare la disunione è per Machiavelli una caratteristica fondamentale di ogni regime repubblicano. E la costruzione di un principio unitario di governo è solo una finzione che gioca a favore dei ceti dominanti, ma che alla fine non può che riprodurre la disunione, solo produce una disunione negativa anziché positiva. La sola libertà possibile quindi nasce dall'equilibrio istituzionale sempre instabile tra due desideri inconciliabili, una sorta di tregua che non può mai neutralizzare completamente il dissidio tra le parti. All'interno di questa contrapposizione è il popolo che, opponendosi al desiderio di dominio dei nobili, a giocare il ruolo attivo, il ruolo di attiva resistenza alla naturale corruzione dei corpi politici. E di conseguenza, appunto, tutta la lettura di Skinner in qualche modo viene rimessa in gioco, rimessa in discussione. Proprio perché Skinner non capisce che tra i due umori non c'è una simmetria, ma che sono supposizioni asimmetriche. Allora, ultima parte del mio ragionamento. È possibile, a questo punto, una volta condotta la critica alla concezione di una tradizione repubblicana in cui Machiavelli sarebbe il centro, e che arriva appunto fino ad autori successivi, eccetera, è possibile pensare ad un'altra tradizione repubblicana? È possibile pensare meglio a un'eredità di Machiavelli in altri autori che valorizzi questa concezione di una repubblica e delle istituzioni repubblicane disunite? Allora, e altri aspetti che invece Skinner e poco non riconoscono. Allora, il primo autore su cui molti, anch'io in altre occasioni, sono intervenuti è ovviamente Spinoza. Spinoza, che conosceva le opere di Machiavelli, le apprezzava al punto di definire Machiavelli acutissimus, sostenitore della libertà. Ecco, il repubblicanismo di Spinoza sicuramente non insiste così tanto come quello di Machiavelli sul ruolo positivo della disunione, anche se nei capitoli dedicati al governo aristocratico ne parla in realtà, ma ne assume un altro aspetto fondamentale, che è quello per cui le istituzioni non possono mai assorbire in maniera stabile e definitiva
l'intera potenza del popolo, o come dice Spinoza, della moltitudine, cioè il suo desiderio di libertà. Cioè le istituzioni sono sempre un risultato parziale, dentro il quale continua a muoversi incessantemente, appunto, quella che Spinoza chiama la potenza multitudinis. Ecco, dicevo, però su Spinoza il rapporto Machiavelli-Spinoza è stato studiato moltissimo, io invece vorrei soffermarmi sul rapporto o sulla possibilità di trovare un legame tra Machiavelli e il giovane Marx, sul quale è stato scritto molto meno, anche se c'è un libro molto importante, molto studiato, molto discusso, di Miguel Abensur, del 1997, intitolato La democrazia contro lo Stato, Marx e il momento machiavelliano. Qui in realtà, anche se Abensur fa riferimento al momento machiavelliano, non si ispira tanto a Pocock quanto a Merleau-Ponty e Lefort, cioè la lettura dei suoi diretti maestri, appunto, che sono il filone, appunto, merleau-pontiano e poi di Claude Lefort, che invece che anche a Machiavelli hanno dedicato delle letture molto importanti, sicuramente molto diverse da quelle, appunto, della scuola di Cambridge. Che cosa dice Abensur velocemente a questo proposito? Abensur rintraccia la presenza di Machiavelli in alcune opere giovanili di Marx, soprattutto nella Critica del diritto pubblico di Hegel del 43, perché qui, e in particolar modo nel modo in cui Marx definisce e riflette sulla democrazia. Perché qui emerge, dice Abensur, il carattere insorgente e antistatuale della democrazia marxiana. Si tratta, dice Abensur, di una riflessione che in realtà poi Marx, seppur in modo discontinuo, conduce fino addirittura agli scritti sulla Comune, quindi fino al 1870, dove Marx riprende il concetto di vera repubblica. Ora, in questa riflessione, che a volte scompare per poi riemergere, la presenza dei discorsi di Machiavelli, che va ricordato nel 1843, cioè proprio nell'anno in cui Marx scriveva la Critica del diritto pubblico di Hegel, Marx legge i discorsi e ne ricopia alcune parti, che si trovano nei cosiddetti quaderni dell'estate del 43, i quaderni di Kreuznach. Ecco, questa persistenza per Abensur è molto importante. Io vorrei però cercare di ampliare un po' la lettura di Abensur e mostrare come il riferimento implicito a Machiavelli, e anche esplicito, tocca, non parla solo, non si ferma alla Costituzione repubblicana o democratica, ma tocca i fondamenti stessi dell'analisi politica di Marx, e quindi arriva fino agli scritti, è presente fino agli scritti politici sulla Francia dal 48 al 51, quelli che sono considerati gli scritti politici più importanti, no? Il 18 Brumaio, la lotta di classe in Francia, e quindi qui anche in questi e anche nell'ideologia tedesca, insomma, quindi nel plesso che va dal 43 al 51, possiamo dire per certi versi, è possibile, secondo me, rintracciare quello che potremmo chiamare un altro momento machiavelliano, irriducibile a quello di Pocock, e alternativo anche, appunto, alla logica unitaria dello Stato liberale democratico. Salto una piccola parte. Allora, tornando brevemente ad Abensur. Abensur dice che, appunto, in Marx si dà un superamento democratico dello Stato come transizione, come superamento del governo dell'uno, del popolo sovrano, nel governo del molteplice, del demos plurale polimorfo. Capace, dice sempre Abensur, di mettere in relazione singolarità e differenza senza neutralizzare la divisione originaria del sociale. Il problema che Abensur rintraccia nell'opera di Marx è che nel momento in cui Marx, poi a partire dal 44, si sposta più verso lo studio economico dei rapporti sociali, Marx uscirebbe
dal momento machiavelliano, perché questa è una lettura molto influenzata da Hannah Arendt per certi versi, perché la predominanza della dimensione economica porrebbe in secondo piano quella che potrebbe essere chiamata l'autonomia della politica o del politico, in Marx, che invece era presente nel giovane Marx. Ecco, io credo che questo sia, non sia del tutto vero. Credo che a Ben Sur tracci una divisione troppo netta tra il piano della critica della politica e quello della critica dell'economia politica, e legga la critica dell'economia politica di Marx in maniera troppo deterministica, mentre invece quello che io cercherei di fare è proprio invece di leggere la politicità implicita, la non chiusura deterministica della critica dell'economia politica di Marx. E questo è un elemento machiavelliano. In questo senso, lo sfruttamento che Marx concepisce come il motore del sistema di produzione capitalistico non è una forma di depoliticizzazione, ma anzi è una forma di massima politicizzazione della società, senza per questo cancellare del tutto o rendere, per così dire, soltanto una conseguenza automatica le lotte che si manifestano a livello delle istituzioni statali. Quindi, sia nel 18 Brumaio, sia nelle lotte di classe in Francia, sia anche nell'ideologia tedesca, la presenza di Machiavelli è, seppur implicita, è assolutamente significativa. È una presenza che non si esprime tanto attraverso la ripresa del lessico repubblicano, anche se nel 18 Brumaio c'è un riferimento alla Repubblica Sociale, su cui concluderò il mio intervento, ma piuttosto la lezione di Machiavelli si situa su un altro livello, che è il movimento stesso della storia della società, a partire dal metodo di indagine che l'ideologia tedesca nel 1945 scopre. Allora, io mi limito appunto quindi a tre aspetti di questa presenza implicita di Machiavelli in questo contesto di opere marxiane. Primo punto, il metodo. Il metodo machiavelliano, enunciato nel Principe, trova una sua implicita ripresa nella prima elaborazione di una scienza storica materialistica sviluppata nell'ideologia tedesca. Il famoso passo del capitolo 15 del Principe, no? Che trovate qui, ma penso tutti conosciate, insomma, chi ha anche preso in mano soltanto una volta o ne ha sentito parlare di Machiavelli, no? La differenza tra la verità effettuale della cosa e l'immaginazione di essa, eccetera. Ecco, io credo che questa impostazione metodologica si rintraccia anche nell'ideologia tedesca di Marx e Engels, soprattutto laddove i due autori prendono le distanze da quei critici filosofici, di quei filosofi critici di Hegel che in realtà non sono in grado di fare i conti con, appunto, con la realtà effettuale. Occorre, secondo Marx ed Engels, fare una critica radicale di quei pensatori che interpretano il mondo facendo astrazione delle condizioni storiche in cui vivono gli uomini, no? Ecco, questo il passo lo trovate, no? Gli individui non più sussunti sotto la divisione del lavoro sono stati immaginati dai filosofi come ideale sotto il nome di uomo. Mi sembra che questo sia, non dico costruito sul calco, però questo riferimento all'immaginazione dei filosofi, insomma, si richiama in maniera abbastanza chiara il passo di Machiavelli. Quindi, cosa dicono Marx ed Engels? Occorre cambiare l'oggetto della critica, non l'essenza umana, non l'uomo come soggetto indipendente dalle coordinate spazio-temporali, ma, cito, gli individui reali, la loro azione e le loro materiali, condizioni materiali di vita. Il cambiamento radicale della prospettiva di indagine di Marx e di Engels, quindi, ripropone esattamente questa sollecitazione machiavelliana a ricercare la verità effettuale, piuttosto che l'immaginazione. Uscire dal falso dualismo tra empirismo e idealismo per cogliere il carattere concretamente attivo, effettuale, produttivo di effetti della natura umana, che proprio per tale ragione non può mai essere questa natura declinata come proprietà di un unico soggetto ideale o immaginario, ma solo come una struttura complessa che connette tra loro una molteplicità di individui reali.
Un'altra lezione machiavelliana che Marx recupera è, ancora una volta, appunto, è questa, il tema della necessità della disunione, quella di cui parlavo in precedenza. Per Machiavelli, come sappiamo, appunto, la disunione si radica nella teoria degli umori e in particolar modo nel fatto che questa disunione a sua volta si radica sul desiderio di acquistare. Marx nel quaderno di Kreuznach proprio ricopia una citazione sul tema dell'acquisizione, che lui traduce come Besitzen, appropriarsi, no? Che accomuna tutti gli uomini. Ora, questo desiderio di acquisizione, di acquistare, sarà definito nel Capitale come spinta all'accumulazione, dalla quale è generata e costantemente rigenerata la società capitalistica. L'unità è sociale e politica, dunque, sia per Machiavelli sia per Marx, non possono che essere frutto di una rappresentazione fittizia, appunto, ancora una volta di un'immaginazione. Nel 18 Brumaio Marx parla di una farsa, no? Il famoso passaggio, la storia si ripete prima come una tragedia e poi come una farsa, e da lì continua con una serie di metafore teatrali. Ecco, i soggetti politici all'interno di questa fantasmatica unità si muovono come marionette. E però dietro questa falsa, apparente, ingannevole unità si muovono i corpi delle classi in lotta tra loro, sospinti da una contrapposizione insanabile. Come ricorda Machiavelli nelle Storie fiorentine, lo spazio politico è sempre diviso, la sua unificazione è impossibile. Cioè, nei termini di Marx, del 18 Brumaio, la lotta di classe si complica e si moltiplica continuamente. E solo sotto condizioni storiche e sociali determinate, e grazie all'organizzazione politica, il dualismo strutturale capitale-lavoro può essere reso visibile e agito politicamente. In particolare, la presunta autonomia dello Stato, che il colpo di Stato di Napoleone sembra aver ottenuto, si mostra anch'essa nient'altro che una commedia, pura illusione che non regge al confronto con la materialità delle contraddizioni sociali. Marx ci dice che la costruzione di un'unità del popolo, che il colpo di Stato bonapartista cerca di generare, in realtà altro non è se non la vittoria della paura, anzi del terrore borghese nei confronti, e qui viene fuori proprio il termine, il riferimento alla Repubblica Sociale, Soziale Republik. Che cos'è la Repubblica Sociale che Marx recupera alla fine del 18 Brumaio? È esattamente il contrappeso, il contrapposto della Repubblica parlamentare rappresentativa. È la Repubblica tumultuaria della Lectio Machiavelliana. Il carattere sociale della Repubblica operaia si pone dunque in alternativa con il repubblicanesimo borghese. In Marx spesso l'aggettivo sociale è giocato contro il sostantivo Gesellschaft, cioè la società borghese, Gesellschaft, no? Quindi il carattere sociale della Repubblica dei lavoratori riappare come una costante minaccia dietro e dentro ogni legge e ogni decreto liberale. Machiavellianamente si può dire: la minaccia costante del tumulto è la sola garanzia per cui una legge possa esprimere un valore universale. In conclusione del 18 Brumaio, quasi finito, Marx evidenzia in maniera ancora più esplicita questo carattere tumultuario della lotta di classe, che valica sempre i limiti della dialettica istituzionale. E lo fa con una citazione, con un'affermazione che appunto io adesso vi leggo e su cui vorrei concludere. Una frase molto bella, secondo me. Vero è, dice Marx, che la borghesia è costretta ad aver paura della stupidità delle masse fino a che queste rimangono conservatrici, ed è costretta ad aver paura della loro intelligenza non appena diventano rivoluzionari. Intelligenza traduce il termine tedesco Einsicht,
che esiste, significa che si può tradurre probabilmente come intuizione, visione, e che esprime, secondo me, il sapere intuitivo che le masse acquisiscono quando riescono a unirsi e organizzarsi. Quindi un sapere pratico, capace di utilizzare non solo la ragione, ma anche la forza delle passioni. Ad esempio proprio quella paura, che era lo strumento attraverso cui Napoleone III cercava di unificare il popolo, e che le masse possono usare invece esattamente in maniera tumultuaria per riprodurre la disunione. Il ruolo politico della paura in Machiavelli è fondamentale e in qualche modo si protrae, a differenza che in Hobbes e negli altri autori più naturalisti, ben oltre lo stato di natura. La paura è in qualche modo uno strumento politico per eccellenza, o uno degli strumenti politici più importanti, e la dialettica fare paura e avere paura è una modalità ineliminabile dell'azione politica. Allora, l'eredità machiavelliana in Marx quindi riguarda degli aspetti fondamentali della riflessione del segretario fiorentino, che già ai suoi tempi erano percepiti come un elemento perturbante, disturbante: il realismo metodologico, il giudizio positivo sui tumulti, la politica come disunione insopprimibile, la Repubblica come movimento sociale delle classi subalterne. Ecco, tutte queste tematiche il filosofo tedesco Marx le recupera all'interno della sua analisi più marcatamente politica, estendendole all'intera struttura sociale del sistema di produzione capitalistico, quindi oltre i termini cronologici e tematici individuati da Bensure. E non è dunque casuale che nel quaderno di Kreuznach, in cui, come dicevo, Machiavelli ricopia dei brani, dei discorsi, l'ultima citazione, che non segue l'ordine cronologico delle precedenti, sia tratta dal titolo del primo libro, capitolo 57 dei discorsi. Lo leggo in tedesco in onore a José Luis. Versammelt ist das Volk mutig, einzeln schwach. La plebe insieme è gagliarda, di per sé è debole. Molto obrigado. Molto obrigado, Stefano, grazie. E passiamo alle questioni. Pela sua exposição. Eu queria só um esclarecimento, acho que eu não me perdi um pouco na sua fala, no momento em que você citou o Lefort, falando da Bensur, e fez uma relação com o Lefort, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho esse ponto. Você os afastou ou os relacionou? Não. Os relacionou. Sim. E a relação, então, da leitura do Bensur com o do Lefort, como você... Mas, muito... rapidamente, io dicevo che il titolo che Abensur ha dato al suo libro, appunto, La democrazia oltre lo Stato, il momento machiavelliano in Marx, è ingannevole, perché ma lo stesso Abensur nelle prime pagine cita Pocock, ma in realtà l'interpretazione che Abensur dà di Machiavelli non è assolutamente quella di Pocock, è un'interpretazione molto più vicina a quella di Merleau-Ponty e soprattutto di Claude Lefort, che era appunto maestro di Abensur. E quindi, senza ovviamente adesso addentrarmi nella interpretazione di Lefort, però nell'interpretazione di Lefort il tema della disunione e del conflitto gioca un ruolo molto più importante che non nell'opera di Pocock. Quindi per questo dicevo, state attenti, perché quando Pocock parla di momento machiavelliano non è influenzato da Pocock, in realtà è ingannevole il titolo, forse lo ha fatto per vendere più libri, non lo so, però in realtà non è Pocock l'ispiratore dell'interpretazione, non potrebbe esserlo. Questa idea insorgente, antistatuale dell'opera di Machiavelli, Pocock non esiste, è una rielaborazione
della linea Merleau-Ponty-Le Fort. Ecco, questo solo volevo dire. Luis, per favore. Obrigado, Stefano. Existem outras formas de se pensar a tradição do conflito inerentemente político a partir de Maquiavel que não vão necessariamente desembocar numa democracia contra o Estado, mas numa forma de um Estado capaz de unir, mas capaz de sintetizar o conflito. Então, seria uma ideia de o processo de institucionalização do conflito de Maquiavel por um caminho Spinoza-Marx, que você apresentou, pode se pensar numa democracia sem Estado. Mas, por outro lado, podemos pensar num Estado moderno cujas bases democráticas sejam eminentemente conflituosas. Né? Algumas leituras, por exemplo, como você citou, do próprio Montesquieu e do Madison, dos Estados Unidos, pensam na noção parlamentarista, propriamente, de uma forma, não propriamente democrática, mas republicana, de institucionalização do conflito. Eu queria te ouvir, você acha que isso pode ser pensado como um momento maquiaveliano, a despeito do fato de Popper não identificar no parlamentarismo o conflito como um tema relevante, a gente poderia inserir isso num outro braço da tradição? Sim, allora, obrigado. Il problema, ci sono una serie di questioni. La prima è Machiavelli e lo Stato. Allora, io non credo, e questo è un punto di partenza, che in Machiavelli ci sia un pensiero dello Stato moderno. Machiavelli non pensa lo Stato moderno perché nella sua epoca in Italia non era una questione all'ordine del giorno. Si cominciava a pensarlo, o anzi si comincerà secondo me a pensarlo nella Francia della seconda metà del Cinquecento, nell'Inghilterra del Seicento. Io su questo, quindi, Machiavelli dà delle indicazioni per riflettere sullo Stato, ma non pensa allo Stato. Quindi anche questo, quindi parlare di una democrazia o di una repubblica oltre allo Stato di Machiavelli è forse anche superfluo, perché cioè, è prima per certi versi, per molti versi, però ci dà delle indicazioni teoriche per riflettere, per condurre anche una critica di alcuni aspetti dello Stato, e in particolar modo, su questo io concordo pienamente con Abensur, ci dà un'indicazione per evidenziare gli aspetti contraddittori e critici del concetto di sovranità, e del concetto, anche del concetto di sovranità popolare. Nella misura, e da questo punto di vista io penso che il parlamentarismo, e in particolar modo tutte le istituzioni rappresentative portino con sé una forte contraddizione di essere da un lato certo il tramite istituzionale attraverso cui, come dire, le voci della società raggiungono un livello politico, ma dall'altro anche una forma di neutralizzazione di queste voci. Quindi la domanda: esiste un modo di come dire, gestire o di introdurre il conflitto nelle istituzioni parlamentari? Sì e no. Cioè il, adesso mi allontano da Machiavelli, cioè, ma almeno in Europa il periodo del welfare state è stato un modo di governare la lotta di classe attraverso le istituzioni, soprattutto attraverso la Costituzione più che le istituzioni, con aspetti positivi e aspetti negativi. Io credo che oggi siamo arrivati al punto in cui quel processo mostra la sua fine, la sua non tenuta, e non perché le istituzioni rappresentano, cioè, non perché le istituzioni, come dire,
perché è prevalso l'aspetto di neutralizzazione della politica, delle istituzioni rappresentative su quello di... E quindi Machiavelli, diciamo, ci può dire, ecco, diciamo, attualizzandolo, state attenti, ecco, perché se pensate che l'ampliamento della rappresentanza sia la soluzione unica possibile di un governo del conflitto, non è così. Bisogna pensare o sostitutive, o comunque che in qualche modo, cioè questa idea della disunione è proprio quella che dice, guardate che non può esserci un unico luogo in cui si esprime la sovranità del popolo, perché c'è il rischio che se il luogo è unico il conflitto venga neutralizzato, scompare. È meglio pensarne due, è meglio pensarne una molteplicità, è meglio pensare ad istituzioni che si affiancano e che eventualmente bilanciano questa dimensione spoliticizzata delle istituzioni parlamentari. Sono andato un po' oltre Machiavelli, però non so se ho risposto. É uma provocação, Estela. Porque será que o segundo Marx, tomando a divisão clássica, estaria de acordo com a sua apresentação? Por que que eu digo isso? Porque será possível, de fato, retirar o pensamento de Marx, ou pelo menos o pensamento maduro de Marx, o caráter necessitário que o aproxima de Spinoza por essa via, e retirar, do outro lado, o caráter contingencial da concepção de conflito em Maquiavel? Então, esse encontro entre Marx e Maquiavel, ali no jovem Marx, né, no fundo é o encontro de Marx com a política. E nesse primeiro Marx, no segundo Marx, eu quase sou tentado a dizer, aqui a provocação, que a política, com a sua autonomia, enquanto objeto, desaparece. Então, por isso a brincadeira. Será que o segundo Marx, o Marx do Capital, estaria de acordo com essa aproximação? Porque se ele estiver, ele teria que, de alguma maneira, abrir mão da ideia, né, de história, destino histórico, teleologia histórica, que seja, para dar lugar à contingência, que, por outro lado, me parece estruturante da ideia de divisão em Machiavel. Não sei se ficou claro. Se me lo ripeti un po' in italiano, forse sì, così, perché non voglio rispondere in modo sbagliato. Sì. Marx sarebbe d'accordo con la tesi della prossimità con il primo Machiavelli. Perché? Perché per Machiavelli la contingenza è molto importante, sì, strutturale. Sì, sì. E per il secondo Marx la necessità storica è molto importante. È per questo che non si può dire che c'è una filosofia politica del capitale. Ci sono delle riflessioni sopra la politica, ma non una filosofia politica, perché mi sembra che una filosofia politica della necessità non è una cosa possibile. E dunque, perché se mi scherzo, sarebbe Marx d'accordo con la tesi della prossimità con Machiavelli, quell'uomo della contingenza? Quindi tu difendi la tesi di Abensura in qualche modo, di non... No, no, vabbè... Un po' che sì, devo sì. dire che ho fatto la presentazione del libro in portoghese. Quindi è giusto che tu difenda. No, allora, qui entriamo appunto nel tema del rapporto tra politica e critica dell'economia politica in Marx. C'è una lunga tradizione di lettura di Marx che va in questa direzione. Marx politico, concentrato sulla contingenza della lotta, sulla possibilità che appunto l'evento in qualche modo sopravanzi la necessità, e dall'altro un Marx economico che legge invece, come dire, la scansione dei cicli in maniera deterministica, e legge la fine del capitale non come l'atto di una rivoluzione soggettiva, ma come il prodursi, l'effetto di circostanze oggettive, la caduta tendenziale del saggio del profitto, la monopolizzazione, la finanziarizzazione prima e la monopolizzazione dei mercati e delle imprese, eccetera eccetera. Nella mia, come dire,
insomma, io leggo Marx da quando sono bambino, studio Marx da pochi anni, però credo che le letture più interessanti, soprattutto degli ultimi anni di Marx, degli ultimi decenni, abbiano cercato di superare questo dualismo tra un Marx politico della contingenza e un Marx economico della necessità, mostrando come in realtà il lato necessario o oggettivo della critica dell'economia politica abbia bisogno del lato soggettivo, cioè politico, della lotta di classe e viceversa. Io credo che Il Capitale sia un libro profondamente politico, forse non di filosofia politica. Sul fatto, sulla filosofia di Marx c'è quel bellissimo libro di Balibar che spiega perché e in che misura Marx può essere chiamato filosofo, e in qualche modo Balibar tra l'altro dice le stesse cose anche su Machiavelli, cioè che può essere chiamato filosofo solo se si dà al termine filosofo una connotazione completamente diversa da quella del filosofo classico, no? Mi sono perso. No, però ecco, a me sembra che ci siano dei capitoli, ad esempio il capitolo undicesimo, la lotta per la giornata lavorativa, del primo libro di Marx, quello è un capitolo profondamente politico, che non a caso Marx conclude parlando di lotta per i diritti e dice una cosa molto interessante, adesso cito un po' a orecchio, proprio conclude quel capitolo dicendo: invece del pomposo catalogo dei diritti umani, gli operai dovrebbero lottare per una modesta Magna Carta dove si indica quando deve essere, quando finisce il tempo che l'operaio dedica al padrone e quando comincia il tempo liberato. Io ho pensato molto a questa cosa, perché i diritti umani no e la Magna Carta sì, e io sono arrivato forse un po' forzando alla conclusione che qui Marx sta dicendo che appunto che solo la disunione, perché la Magna Carta è una, implica una concezione del diritto come un accordo scontro tra due parti, solo la disunione può essere, anche sul versante giuridico-politico, può essere produttiva. Qui è proprio Machiavelli. Se noi pensiamo ai diritti umani come qualcosa che tiene uniti tutti, come qualcosa che uniforma, come qualcosa che omogenizza, cioè si perde il senso profondo della lotta di classe, che è sempre e soltanto lotta a partire da una parzialità contro un'altra parzialità. E quindi appunto la Magna Carta sì, perché la Magna Carta riconosce che l'altro è un avversario, un nemico, e riconosce che il diritto è sempre un momento, un equilibrio instabile nella lotta tra noi e gli altri, dove c'è il tempo che noi dobbiamo vendere e dove c'è il tempo in cui noi siamo liberi. E i diritti umani sono un problema, certo, poi a quel tempo... perché in realtà pensano che gli uomini, cioè fanno riferimento a quell'uomo ideale di cui l'ideologia tedesca già criticava. Non esiste quell'uomo lì, non esiste. Esistono i borghesi, esistono i proletari, non esiste l'uomo con la U maiuscola. Questo mi sembra un senso profondamente machiavelliano presente anche nel Capitale. Non so se ho risposto, ma per complicare il quadro, ecco. Ok, ultima pergunta. Stefano, obrigado pela tua exposição e aqui a tua conclusão, que acaba com aquela passagem dos discursos em alemão, que tem outro grão de sal: a multidão só pode fazer qualquer coisa quando unida. A minha questão é a teoria da união da multidão. Se tu fores a Aristóteles na política, se fores ao Spinoza no Tratado da Política, se fores ao Maquiavel nos discursos, nenhum deles concebe que a multidão não precise ser orientada, conduzida, guiada. E, portanto, tu vês, por exemplo, numa passagem da Política do Aristóteles, ele diz assim: a multidão unida como um só indivíduo. Um só indivíduo. Pode ter muitas mãos, muitos pés, muitas caras, um só indivíduo.
a redução da pluralidade à unidade da multidão não se faz sem uma espécie de autocontradição ou de aporia. Porquê? Porque mesmo no Spinoza, que utiliza, a multidão deve ser conduzida como que por uma só mente. Veluti una mente. Exatamente. Portanto, como que, als, como que por uma única mente. E no Maquiavel é um pouco a mesma coisa. A minha questão é, até que ponto a multidão não se contradiz a si própria na sua potência política a partir do momento em que está unida? Ou seja, a partir do momento em que ela está unida, ela pode ser personificada, representada. Mas isto já é uma linguagem moderna. Quem representa a multidão? A multidão representa-se a si mesma. Ora, a potência da multidão exige essa divisão que não permite a união. Pode lá estar próxima. Mas um dos paradoxos, justamente, é que se tu quiseres a multidão unida, tens que a representar. A minha questão é, como é que vês aí isso? Outro ponto interessante é que o Marx, lá nos cadernos, reúne em 58 proposições o Tratado Teológico-Político de Spinoza e o usa de maneira maquiavaliana, um pouco. Mas a minha questão... Sono gli stessi anni in cui lui legge in questo libro, no? Mas a minha questão ia para as aporias da multidão unida. Sim. A multidão unida só pode ser se for representada. Se for representada, já não há multidão. Elton, posso fare un'altra relazione? Per rispondere a Antonio? Non voglio costringere anche le persone ad ascoltarmi ancora mezz'ora. Però è chiaro che questo è un problema enorme e io direi solo, secondo me, certo, c'è il problema dell'unificazione della moltitudine, può essere visto come un problema di rappresentazione, come per Hobbes nel sedicesimo capitolo del Leviatano, o come un problema di organizzazione, come nella tradizione comunista, marxista, fino a Lenin, no? Anche dopo. Io credo che su questo piano si giochi un aspetto politico fondamentale che attraversa tutti questi autori. Come può la moltitudine essere unita senza che questa unità neutralizzi la specificità, la singolarità, la potenza del molteplice? Qui io credo Machiavelli, Spinoza e Marx danno risposte diverse, però secondo me nessuno di loro accetta l'ipotesi hobbesiana che l'unico modo per unire la moltitudine sia quello rappresentativo. Tutti e tre cercano modi diversi che non sia quello rappresentativo. Ecco. Questo. Stefano, nel mesmo capitolo 47, lembra-te que o Maquiavel, ao falar, digamos assim, do tribunato, diz assim: Costoro an un animo in piazza e un altro in palazzo. Sim, sim, certo. A desconfiança face à representação, seja o tribuno da plebe, seja da nobreza, é imenso, não é? Quer dizer, a multidão não se vê bem representada. Porque, sim, certo, mas é. Porque. Achas que no Maquiavel já está o problema da representação antes dele se ter posto modernamente ou não? Não entendo. Se no teu pensamento crês que em Maquiavel já há uma teoria da representação, não, apesar do anacronismo, não pode ser, não é? Não credo, não credo. Credo che però questo è un po' l'oggetto, e poi finisco, della relazione che ho fatto due anni fa, quando ho parlato della servitù volontaria in Machiavelli. Credo che il problema all'origine sia il fatto che il popolo per Machiavelli, o la moltitudine per Spinoza, o la classe operaia per Marx, non siano soggetti politici, come dire, solo positivi. Cioè,
ciascuno di questi elementi ha dentro di sé degli aspetti di negatività, le passioni tristi, la paura, la disorganizzazione, ci sono tutta una serie di passioni tristi che, appunto, la servitù volontaria, ci sono una serie di passioni tristi che attraversano la moltitudine, quindi non è che la moltitudine sia per natura buona, potremmo dire, e quindi va organizzata, e va, come dire, cioè, si deve organizzare, meglio che va organizzata, in modo tale che le passioni attive, appunto, come c'è quella citazione che a me piace moltissimo, che ho fatto alla fine, no? La borghesia è costretta ad aver paura della stupidità delle masse e anche dell'intelligenza. Cioè, le masse sono stupide e intelligenti, non sono solo intelligenti. La moltitudine è stupida e intelligente, è coraggiosa e paurosa, è egoista e altruista, cioè, è tutte queste cose. E non si può fare finta che non lo sia. Si tratta, e qui è il lavoro politico che deve in qualche modo selezionare il buono e cercare di neutralizzare il cattivo, ecco, detto in termini molto, però non posso infatti. Grazie Stefano, grazie a voi molto. Cinque minuti per respirare e ritomiamo e continuiamo con l'evento.